tutti, oggi siamo qua con il Poseidon della Future Quest Evolution Toys della serie Metal Action. E lui è il protagonista della serie TV insieme naturalmente al ragazzo, a Bubble Junior, della serie TV appunto del cartone animato Bubble Junior. Mi sa che l'avevano già fatto, però non so se fosse della serie Future Quest. Era già uscito un Poseidon, non ce l'ho, e quindi sono preso questo, che insomma secondo me è importante averlo. Vediamo la scatola, dietro il personaggio, ecco, vediamo Bubble Junior, la pantera che si chiama, non mi ricordo, la pantera, lo cerco perché poi Rodem. Rodem si chiama la pantera, e si può era la caratteristica sta pantera di trasformare, di prendere varie forme, e poi diventava anche l'amichetta, una ragazza poteva diventare. Qua abbiamo il Poseidon e il Ropuros, non so guardare. E niente, lo apriamo, dai, tanto cosa mi interessa è dentro. Vediamo, dovrebbe essere di metallo, infatti qua fanno vedere le parti probabilmente di metallo. Allora abbiamo due box, perché su uno dovrebbe esserci anche Ropuros. Praticamente Bubble Junior, naturalmente già dal nome, Babil, Babele, Babilonia. E lui era un discendente del Babil, che sarebbe stato un alien extraterrestre precipitato sulla Terra con la sua astronave. E praticamente poi con questa lui aveva provato a ripartire e aveva fatto questa astronave dentro a una torre, poi la torre di Babele, di Babil. Insomma, c'è un po' anche di storia, neanche storia, di neanche mitologia, però roba biblica, un po' la torre di Babele. Quella cosa lì, insomma, ogni tanto i giapponesi mischiano un po' queste cose qua. Allora, qua c'è polistirolo. Beh, bello che c'è il polistirolo, bello. Vediamo se riesco a danneggiare la scatola. Invece questo qua è è un po' diverso, è come sembra poliuretano. Invece questo è polistirolo, la confezione. Allora, qua probabilmente c'è il Poseidon. Allora, le istruzioni. Ok, un libricino bianco e nero, niente che. Apriamo, faccio vedere. Pom pom pom, toglie un po' tutto. Allora, vediamo, non è grandissimo, starà sui 20, però è molto, devo dire che è molto pesante. È molto pesante. Questo qua è proprio un blocco di ferro, un blocco di metallo. Adesso magari ci vede, perché il bianco dietro è uno sfondo che toglie un po' di luce, come si dice. Infatti lo sfondo nero è quello che risalta di più da quelli che ho visto, secondo me. Anche comunque il bianco è quello meno adatto. Allora, il personaggio è bello, la colorazione adesso non mi ricordo se sia questa, perché devo riuscire anche un'altra colorazione, quella del cartone non me la ricordo di preciso, se sia questa o no. Togliamo. Allora, prima impressione, come della serie Metal Action, è molto... è bello. Ah, c'è anche forse le batterie. Ah, le luci degli occhi probabilmente. I missili che escono da qua. E bello. Allora, vediamo un'occhiata. Allora, come armi, lui c'è il missile dal centrale, che adesso appena riesco a farlo uscire. Ok, tirare giù. Bene, lui c'è il missile. Un po' se riesco a inquadrarlo. Ok, missile centrale. Poi aveva i missili che uscivano da qua, dalle braccia. Adesso non riesco a fare bene l'apertura, forse dovrei fare così.
Ok, vabbè. Non so se c'è un'apertura più ampia al braccio. Sì, perché come giunture un po'. Allora, questo ecco, ok, c'è il modo che allora che si fa? Si può fare la piegare il gomito con la giuntura che rimane qua. E così è un senso. Altrimenti si può fare quando deve uscire il missile, questa giuntura va su. Dovrebbe andare su, perché di qua ma è uscita. Forse perché bisogna sbloccarla, non lo so. Di qua. Ah, sono un po' imbranato. Vabbè. Vabbè, lo stesso. Però qua va. Si piega il gomito. Qua invece rimane. Viene via insieme. Forse dovrei toglierla da. Da qua. Niente, vabbè, dopo li proverò dopo. Comunque si può fare sia così che così. La provo anche con le batterie. Ed è bella, una posizione bruttissima che gli ho dato. No, questo non rimane incastrato lì. Non vorrei che fosse incastrato. Vedete, qua fa il movimento. Qua no. Vabbè. Allora, questo non dovrebbe vedersi, questo dovrebbe essere così, quindi immaginiamo così. Ecco, la forma giusta, la posizione giusta potrebbe essere questa. Ah, ok, piegando, allora, cola. Piegandolo viene meglio, perché bisogna proprio, se lo pieghi, ok. Oh, ce l'ho fatta, ci sono arrivato. Meglio tardi che mai. Allora, se si piega così, ok, esce questo qua, il missile. Se invece si fa fare la piega del braccio, del gomito, ok, si piega. Allora, noi siamo un po' piegato. Poi lui c'aveva anche come arma i laser dalle mani, dalle dita. E probabilmente vediamo se c'è qualche pugno. Eccoli qua, questi qua, questi pugni qua, sono quelli che con le dita, dove sono le dita che escono i laser. Allora, è bellino dentro perché c'è anche, ci danno la pantera, sua amica, vedete qua, ci sono anche proprio i buchi che si vedono, i buchetti. Dovrebbero uscire i laser. E c'è no. C'è lui. C'è Babil. Che poi c'era anche un altro nome che non mi ricordo. Lui c'era. Sarebbe Babil Junior, perché Babil era il suo discendente. Però lui su, quando è diventato sulla Terra. Aveva un nome. Un nome umano, insomma, un nome giapponese. C'è lo scotch. Vabbè, adesso provo a tirare fuori tutto. Allora, io ho cambiato le mani, ho messo i laser, vedete, le mani che sempre stesse le mani, scusate, non ho messo i laser, solo che qua adesso li possono uscire dalle dita i laser. E poi, come vediamo sotto, ho messo, cioè, Babil Junior, Babil, eccolo qua, Koichi, ho visto il nome, Koichi si chiama. Qua, piccolina, carina, dai, che l'hanno messo. E la pantera, che si chiama, come detto, Rodem. La caratteristica anche della pantera è che può prosciugare anche l'energia vitale dei nemici, oltre a quella di assumere qualsiasi fattezza umana. E, plastichin dura, insomma, bellina anche la pantera. Non so se si vede. Perché dovrei prendere qualcosa per mettere a fuoco meglio, niente. Forse avvicinando così. Poi c'era anche sotto questa qua, ma non so se possa servire. Cosa sia questa? Se ci abbia un adesivo per fare tipo la basetta, ma non credo. No. Ok, quindi io lo farei una cosa, lo peserei. Perché è veramente pesante.
Allora là, se non sbaglio, c'è scritto può essere 7 etti. Non so, 700, c'era un 700, non so se sia 700 grammi. Allora, vediamo quanto pesa. Eh sì, 717. Bello pesante. È anche fatto bene. E lui però non è che sia molto difficile da fare come, come abbastanza semplice come figura. Però è bella metallo, tutto metallo. Tra, a parte il bacino e la parte qua dove si apre il missile, il resto è tutto metallo. Il missile, se si preme, dovrebbe uscire. C'era nel disegnino che premeva il missile e usciva un po'. No, forse ho visto male io. Ecco, un po' più giù. No, niente. Vabbè, magari sì, facciamo vedere anche un missile che può, da qua esce. Ok, si può fare uscire con la levettina. Esce tutto. E abbiamo, insomma, sta, sta figura un po', vedete, bello. Poi c'è anche il, allora riportiamolo dentro questo qua, teniamo dentro anche questo, rimettiamo le mani, allora il pugno, il pugno, e poi qua ci volevo mettere la mano, no, sbagliato, questa mano qua, dove lui, aspetta, perché ci ho messo così? Ah, perché tiene così. Ok, eh sì, quella forse più, c'è un'immagine che lui tiene Babil in mano. Ok, boh, ecco. E anche questa è una bella immagine, vedete? Ma no, bellino, bellino. Boh, adesso ci vediamo tra poco, perché mi sa che prima che stavolta mi sono accorto che la batteria sta finendo. Allora, siamo ancora qua. Gli farei fare una girellatina. Allora, facciamo fare un giretto. Ecco, Babbi è caduto. Sto facendo dei danni. Allora, prima vediamo se... Ok. Okay. Bello, sì, bello, perché anche nascosto comunque le viti non si vedono. Bello. Vediamo, avete visto dietro il vano portabatterie che si illuminano gli occhi, dopo le facciamo vedere. E niente, bello dietro, semplice, tipo assomiglia un po' al Super Robo 28 come corpo, no? Semplici, senza tante robe. E lui, vabbè, anche dal nome un po' tradisce il, cosa fa, nel senso, va sotto, molto forte sott'acqua questo robo qua, Poseidon. E niente, adesso facciamo che lo mettiamo un po' da parte, vabbè, voglio normale che cada, se va lì sopra ci vedo un picchino di patafix appena appena sotto. Passa, non si muove più. Adesso vediamo l'altra scatola, è molto leggera, per la che, perché per essere precisi, di, dove c'è il pterodattilo. Un pterodattilo, non è neanche polistirolo. Allora, vediamo di qua se me lo, se l'avessi preparato prima sarebbe stato meglio, vabbè, però dai, dai, tanto faccio presto, faccio presto, faccio presto, faccio presto, faccio... pensavo di far presto, mi si è rotto lo scotch. Adesso, aspetta, allora, un attimo, un po' la dentiera, ecco, fatto presto. Allora, vediamo dentro cosa c'è. Beh, sappiamo già cosa c'è, pterodattilo, ma questo l'avevo appena tolto. Adesso. Ah, ok. Oh là. Oh. Bello. Sembra fissa. No, no, non è fissa, è snodabile.
È anche snodabile questa figura. C'è anche, ah sì sì sì, piccolo Babil Junior, piccolo, sempre Babil Junior, piccolina la figurina, la figura qua, che va a, lo può andare in groppa, può, diciamo può stare sopra il collo dello pterodattilo, come sta in mano qua, qua sta sul collo. Vabbè, questo cadrà sempre, niente, lo mettiamo qua. Allora, vediamo. È molto bello. Bella che hanno fatto anche questo, Non era proprio scontato che avessero messo tutti e due i personaggi. Il collo. Allora, i piedi si possono snodare. Qua. È fissa la gamba. I piedi si possono muovere. La testa, secondo me, si può muovere. Ecco, esatto. E la, forse la coda. E la coda. E la coda. Lui, invece, dovrebbe andare. Dovrebbe andare qua sopra. Ok. Una roba del genere. Naturalmente questo in cielo, questo in aria, e il Poseidon sia in mare che in terra. Erano i due che aiutavano, loro che aiutavano Babil Junior. Bello. Statica, però coda si muove, testa si può spostare, le gambe. Bellina anche questa, come magari per curiosità il peso, questa pesa poco, questa plastica. Allora, no, è secondario probabilmente rispetto al Poseidon, però che l'abbiano fatta è bella. Io non so se l'altra versione c'era, questa figura qua. 200 grammi, 200 grammi, due etti, come un Chogokin quasi, di quelli piccolini. Allora, stiamo a fare un girettino anche, vediamo se riesco a farlo girare con Babil sopra. Naturalmente, vabbè, sarà sicuramente, io li metterò tutti e due i Babil, anche se ce ne andrebbe solo uno, cioè metterò vicini, magari metterò sia lui, perché sono bellini da mettere. Non so se va così. Ecco. Vediamo. Bello. Il nemico era un boss, si chiamava Yuma, se avevo letto. Non me lo ricordo, mi ricordo poco di questa serie qua. Qualcosina mi ricordo, ma è abbastanza vecchio, quindi mi ricordo molto. C'è la sigla di questo qua, era famoso perché. E poi è uno di quelli che dovevo avere, prima o poi dovevo trovarlo. Stavo pensando un po' di quello che era già uscito, però per fortuna poi che è uscita questa nuova versione, e quindi non ho dovuto prendere quello che era già uscito, che poi li paghi naturalmente di più, perché sono usciti da tanto, non li trovi più. E io questo lo consiglierei, non costa neanche tanto rispetto agli ultimi prezzi che stanno uscendo, gli ultimi modelli. Bello, mi piace, basta girare, qui lotta, il pterodattilo ho girato, ho fatto apposta. Boh, mettiamo vicino Babil, Poseidon, tutti e due insieme fanno una bella figura. Per occupare meno spazio, allora sto babilino qua lo togliamo per fare i precisini, mettiamo lui da sopra. Adesso voglio provare a vedere con le luci, un secondo. Oh, eccolo qua con gli occhi accesi. Oh, fa una bella luce, vediamo se riesco a inquadrarlo un po' vicino. Fa una bella luce che quasi per poco non riesce anche a illuminare un po' Babil.
Junior che ce l'ha sulla mano. Si vede un po' questa lucidità qua, le dita, vedete? Come luci illumina abbastanza, fa abbastanza luce. Bello, magari adesso provo a accendere qua per vedere se si nota anche con luce. Cioè no, si nota meno. Beh, comunque spegniamo il pulsantino dietro, se lo trovo, eccolo qua, il veleno qua. Allora, devo dire che sono molto contento di averlo preso. Mi piacciono molto sia il pterodattilo che il Poseidon, che anche sono belle le figure. Ah, non avevo visto, scusa, la panterina. La panterina, eccola qua, per completare il quadretto familiare. Ecco qua, ecco la pantera. Mettiamo un po' che si veda. Ecco, devo dire che bello, sono contento. Mi mancava, quindi sono ancora più contento perché non ce l'avevo. Posso dire che anche questo l'abbiamo messo in collezione. E, adesso comunque di ricordi, di come si dice, di proprio dei nostri ricordi vecchi, ne mancano, insomma, ogni tanto qualcuno sta cominciando a rifarli e non posso che essere contento, anche perché quelli nuovi, quelli che usciranno, non li conosco e probabilmente non li conoscerò mai, se riuscirà, a parte che il robot ultimamente sembra che sia passato di moda, però niente, dai, dopo comincio a dire un sacco di boiate. E niente, vi saluto, ciao a tutti. Ah, una cosa, prendo un secondo. Tra le cose, non c'entra niente con Babil Junior, però tra le cose che mi sono arrivate, che diciamo di quando eravamo giovani, di quando ero giovane, e che mi piacerebbe che facessero, è arrivata questa action figure del Coseido. Il Coseido mi piaceva un sacco, mamma mia. Questi qua, poi la sigla era così meraviglioso. È bellissimo, cos'è Edward? Non so se lo farò, lo faccio vedere adesso perché non so se lo farò mai vedere in se farò mai un video, se esporrò, però eccolo qua, mamma mia che bello, wow, spettacolo. È più di un anno che hanno ritardato molto l'uscita, anche la tuta, bellissimo. Sono molto contento. Allora niente, torniamo a noi, torniamo a Babil Junior e al Poseidon e al, se non mi ricordo se è il nome, a Ropurus, la pantera, come si chiama, fammi vedere, Rodem, e ciao a tutti e alla prossima, ciao.